Cari quaddisti, buongiorno, eccoci per la seconda parte del nostro video articolo tecnico. Madonna, un Cupra Quad, c'erano le sospensioni regolabili, ho provato a girare le vicettine, non cambiava niente, e il mio quad, anche se ho pagato una follia, saltava come uno stambecco, e di conseguenza ho comprato delle sospensioni di alta gamma professionali per cercare di migliorare la tenuta di strada del mio quad. Vi presentiamo una sospensione di alta gamma, un marchio italiano al quale siamo molto legati e sinceramente un prodotto che riteniamo qualitativamente notevole. Ad onor del vero, alta gamma di questo livello, tranquillamente Ohlins, White Power, ma non guardate solo la marca, cioè cercate di anche vedere che cazzo di prodotto prendete. Un conto è un ammortizzatore di primo allestimento. Un conto è un prodotto aftermarket professionale per moto, poi magari vi daremo qualche delucidazione in più sulle sospensioni. Comunque, in questo caso, Extreme Time, grande marchetta Franco Fratton, mio carissimo amico che mi starà mandando, ma spero che sia contento. Comunque, stiamo lavorando su questo prodotto Extreme Tech, questo è un Tech 2, un prodotto professionale di alta gamma, molto adatto per un utilizzo utility, un utilizzo enogastronomico, per l'utente che non vuole compromessi, vuole il massimo e che consente veramente di dare la propria anima al proprio mezzo, cioè con le regolazioni voi con una sospensione di questo genere che non costa una follia, 1600 euro la coppia credo, o 1800 comunque da quella parte lì, potete veramente dare delle regolazioni vere al vostro mezzo. Il vostro mezzo ve le sente, cioè andate in giro 4 ore, 6 ore, il vostro mezzo mantiene le regolazioni. La differenza tra il Tech 1, il Tech 2, il Tech 3, il Tech 4 è nell'avere più regolazione nella struttura della sospensione, ma non pensiate che poi alla fine una vada meglio dell'altra. Cioè, il Tech 2 è un ottimo prodotto per un utente enogastronomico e che anche ogni tanto voglia fare qualche competizione. Per il resto poi diciamo che pochi piloti in Italia sono in grado di regolarsi le sospensioni o di sentire le esigenze di un Tech 3 o un Tech 4, per esempio Emanuele Giovannelli, Amerigo Ventura, un pilota che le usa bene ma sinceramente ancora non ha tanto bene le idee chiare su come si regolano, è il nostro Andreino Cesari, l'Andrea Cesari, che comunque sono 2 anni che sta lavorando sulle sospensioni, cerca di capirne sempre di più e sta sinceramente migliorando tanto. Approfittiamo per fare gli auguri, è un grossissimo in bocca al lupo ad Andrea Cesari, che ricordiamo quest'anno sarà praticamente l'unico pilota italiano a disputare l'Europeo e sta crescendo molto. Grande Andreino, forza, e speriamo che a fine anno ci porti qualche podio all'Europeo. Comunque, tornando a noi, stiamo lavorando su queste sospensioni. Questa sospensione Extreme Tech Tech 2 montata su un Thundercat, perché il Thundercat dell'Arctic Cat veramente è un disastro. Cioè, se lo usate con il motore che spinge, in mezzo in strada non ci sta, cioè l'asfalto non lo deve vedere. Giustamente, invece che compra il Thundercat 1000, poi lo deve provare, lo deve usare anche in strada. Allora, per migliorare la situazione, questo è stato montato questo ammortizzatore, ci teniamo a specificare, non da noi, non mi sarei mai permesso, per migliorare le prestazioni del Thundercat. Questo è un posteriore. Ecco qua, vediamo rispetto all'ammortizzatore diciamo di serie o comunque di primo allestimento, vediamo subito una particolarità che difficilmente trovate nell'ammortizzatore normale. Doppia molla, prima molla, seconda molla. Questa è la molla primaria, cioè quella che tiene il primo carico forte. Questa è una molla secondaria, quello che serve per i primi movimenti dell'ammortizzatore. Cosa succede? In questo caso voi potete tenere una molla primaria con dei chili molto interessanti, e per evitare di perdere i denti proprio all'inizio del movimento lineare dell'ammortizzatore si utilizza una molla secondaria o anche una molla terziario, cioè una terza molla, eventualmente anche una quarta molla. Per esempio nel caso di Elka lavorano addirittura con 4 molle, non serve un cazzo, solo una presa per il culo, ma Elka lo fa.
con questa molla secondaria voi potete avere un comportamento fino alla compressione della prima molla del quad molto morbido, per poi avere una molla che invece regge il carico per delle buche o comunque un lavoro lineare più importante dell'ammortizzatore. Come sempre, vaschetta separata, regolazione idraulica, cioè gestione del passaggio del composto gassoso dell'andata, posizionata sempre sulla vaschetta, regolazione a ciumporlotto rotellò del ritorno idraulico in basso, tampone serio, quello che ci piace, resta di te, che la qualità dei tamponi, guardate che spettacolo di tamponi, e questa sospensione molto conciata a mano, una sospensione che ha un annetto, non di più, e comunque va regolata. Allora, vi spieghiamo la problematica dell'utente sul quale era montata questa sospensione. In pratica, se si abbassa, che cosa era stato fatto da qualche cane veramente immondo che pensa che qua siano le macchine? Comunque, gliela aveva smollata tutta in modo da abbassare il quad. Praticamente il quad non lavorava perché non c'aveva precarico molla, le molle erano addirittura, si muovevano, e andavano a lavorare praticamente solo sul tampone. Cioè, l'ammortizzatore andava a fondo corsa e avevano regolato, praticamente faceva i 4 cm di tampone e l'ammortizzatore lavorava per 4 cm esclusivamente sul tampone della gomma, con invece l'idraulica che faceva uno sforzo pazzesco ma non aveva nessun aiuto della molla. Inutile dire che una buca in più, pram, e qua e il buon Thundercat prendeva delle ciompo, e questo è il Thundercat passo lungo, è una cosa impressionante, andare in giro in due su quel mezzo lì sono più di 5 quintali, ogni volta che entra in curva su asfalto preghi Dio, servono delle sospensioni serie, questo è un valido prodotto, cercheremo di regolarlo per l'Arctic Cat M1000. Allora, questo era, arriva già da una nostra regolazione, prima questo era completamente sganciato, quindi batteva in alto, e questo era completamente svitato, praticamente le molle ballavano, andando in compressione avevano abbassato praticamente 0,5 e avevano tolto effettivamente il lavoro delle sospensioni, praticamente se gli mettevano due bare di ferro con su un antivibrante dell'escursione di 40 mm di gomma, era esattamente la stessa roba. Allora, ecco, questa è la sospensione e questo è la sospensione preparata, lavorata e ottimizzata dal vostro Fero per far funzionare il nostro Arctic Cat su strada. Cioè, la sospensione deve funzionare, signore, mettendo le tavole rigide non è che otteniate qualcosa, dovete regolarla per andare al meglio. Ecco, allora che vi spiego un po' un attimo, siamo andati, vabbè, a parte le molle che hanno un attimino più di chili, ma comunque al di là di quello, abbiamo notato comunque gli utility non devono avere negativo sul posteriore, l'utility sul posteriore non deve avere negativo, cioè quando il mezzo è fisso il posteriore deve sempre essere al massimo, non è uno sportivo. Quindi abbiamo aumentato, le molle adesso sono dei chili diversi, sono state aumentate di 5 kg, abbiamo aumentato il precarico, abbiamo diminuito di qualche millimetro questa ghiera, ma comunque era sempre una nostra regolazione. Adesso che abbiamo lavorato sulla sospensione seriamente, abbiamo aumentato il precarico molla, abbiamo messo le molle con 5 kg in più, abbiamo cambiato la molla secondaria, abbiamo messo una molla secondaria addirittura un attimino più morbida, quindi siamo andati ad ammorbidire la molla secondaria e siamo andati a irrigidire la molla primaria. Questo cosa vuol dire? Che nel primo movimento l'utente nelle prime asperità non sentirà delle botte alla schiena, quindi una guida molto confortevole. Quando con l'asfalto mi fa delle curve in percorrenza, una volta esaurita la molla primaria va a tenere, scusatemi, una molla secondaria, va a tenere sulla molla primaria, che gli consentirà al Thundercat una tenuta in curva notevolmente superiore. Ovviamente per la gestione di questo, di un Thundercat, siamo dovuti andare a far lavorare abbastanza interessante. In più abbiamo anche messo dei piccoli spessori per diminuire l'utilizzo della molla secondaria, cioè non ci interessa che lavori tanto, semplicemente devi togliere quelle piccole vibrazioni
al mezzo nell'inizio del fuoristrada prima di mandare in carico la molla primaria. Poi, avendo indurito le molle, siamo andati a diminuire le tacche dell'andata idraulica. Siamo andati a diminuirla perché nel mondo dobbiamo andare a diminuire l'andata idraulica, e siamo invece andati ad indurire, rispetto alle regolazioni che avevamo prima, ad indurire la regolazione di ritorno idraulica, perché se io metto un carico di molla superiore devo indurire anche il ritorno, se no l'ammortizzatore tornerà troppo velocemente, quindi l'ammortizzatore è tutto estremamente legato. Signori, non è nuova, l'abbiamo semplicemente messa a punto per poter lavorare, quindi questo è anche un'alta gamma dopo un 6 mesi che l'avete sul quad, ma che schifo. E questo è un ammortizzatore d'alta gamma ottimizzato per il vostro quad. Cioè, sinceramente, e questo l'abbiamo già messo a posto, cioè dovete vedere come era prima. Le differenze sono interessanti, sono notevoli. Per farlo bisogna purtroppo avere del materiale, non ce la farete praticamente mai a farlo sul vostro mezzo. Signori, per questa seconda parte del video articolo dal Fiero è tutto. Ciao, un bel faccino. Vi faremo vedere nel terzo video articolo che cosa serve per trasformare un prodotto di alta gamma a un prodotto professionale regolato per il vostro mezzo. Signori del Fiero, un saluto!